Brescia era soltanto una delle, in realtà, delle basi logistiche da cui partiva lo stupefacente per l'Inghilterra. Il punto da cui siamo partiti con le indagini, però poi la struttura organizzativa del gruppo criminale in realtà era ramificato in più regioni, oltre che la Lombardia, anche il Veneto, dove è stato individuato in provincia di Padova una serra, e ancora di più in Emilia-Romagna, dove oltre ad una serra in provincia di Parma è stata individuata anche una base logistica dell'organizzazione nella città di Bologna. Chi era a capo di questa organizzazione? Ma noi riteniamo di aver individuato sicuramente un livello intermedio, medio-alto, diciamo, dell'organizzazione, che è il soggetto attinto dalla misura cautelare emessa dal Tribunale di Parma nei giorni scorsi. Era in pratica un cittadino cinese di 40 anni, che era sicuramente colui che aveva provveduto a spedire diversi pacchi di marijuana in Inghilterra, ma anche colui che si era occupato del reperimento degli immobili all'interno delle quali erano state poi impiantate le coltivazioni di marijuana. È partito tutto dal sequestro nel mese di febbraio di un pacco presso la TNT di Brescia, seguendo la scia di chi lo aveva consegnato, a cui siamo risaliti attraverso una serie di incroci di dati, analisi dei tabulati e quant'altro, seguendo la sua scia, appunto, e i suoi movimenti, siamo risaliti alla parte più corposa dell'organizzazione, ovvero alle serre, alla base logistica, oltre che riuscire a fermare per tempo altre spedizioni per l'Inghilterra. Soprattutto nel mercato delle droghe sintetiche hanno sempre avuto un ruolo importante. Sicuramente rappresenta una novità, se non un inedito, questo forte penetrazione nella coltivazione nel mercato della marijuana. Ma anche questo, ripeto, è un fenomeno con cui negli ultimi mesi si sono confrontati anche altri uffici investigativi attraverso il sequestro di immobili o capannoni all'interno delle quali avevano appunto cittadini cinesi avevano realizzato delle vere e proprie coltivazioni intensive di marijuana.